Allora, Andrea, questo qua. aspetta perché mi fanno male i capelli. Capisco. Hai ragione, proprio nel tuo video mi fanno male. Punky Gallo, come sono bello stamattina. Ora non mi fanno male. A posto? Sono Quindi posso sexy. andare? Aspetta che bevo. No, ma no, tranquilli. Qualcuno vuole aiutare la nonna a fare la spesa, tanto che c'è? Io. Ah, domani Andrea ne anda mia nonna. Questo lo dici tu. Ci sono. Sono io. Sono io. Vabbè, visto che il teatrino è finito, posso iniziare? Perfetto. E ciao a tutti, ciottolini, e bentornati in un nuovo fantastico, non libro, video Episodio de... di La Sabricraft No, Cavolinicraft. Cavolinicraft, vedi che sbagli anche tu. Non è facile. Sai cos'è? Che la Sabricraft era un po' più facile da dire. È vero. Cavolinicraft è da pensarla invece, è più È complicato. vero. Vabbè, con me c'è Giulio. Bella. Oh, ma perché io per seconda? E, ahimè, c'è anche Sabrina. Ahimè. Savri, io non ho ancora letto i commenti del video perché sai com'è, registriamo un po' prima, ma sono sicuro che hai ricevuto una marea di insulti. Ma quando? Nell'ultimo tuo video dove non hai fatto niente, se non disturbare e Sicuro? basta. E vabbè, ciao. Ho trovato marito. Questo è per rispondervi appunto del fatto che Sabrina non è che fa apposta la scema. Sabrina? Capito, no? Guardami le chiappe. Sì. Vabbè, oggi vi ho riunito qui perché vi voglio sfidare. Visto Madonna, una che... gara staffetta. Guarda come corro veloce. Fium! Vabbè, capelli. Fium! Aia. Sì, facciamola fuori. Ecco. Porca, lo ammazzo. Ammazzalo, ammazzalo. Se l'è meritato, Troppo ammazzalo. bravo. Ha Come cominciato. hai fatto? Fatto. Perché sei suo marito? Sharingan! Cos'è che ha fatto, Sabri? Ringon! Ah, ok, perfetto. Allora, oggi vi sfido nella gara di Ai, sono fantasia. salamandre, preparate le barche. Una gara acquatica. Sì. Oggi è studiata, brava. Sì, vedo che visto che non ha fatto niente adesso deve... Deja vu! Nanana. Oh. No, raga, aspetta, sto morendo! No, raga, cosa è Minchia, ha successo? colpito un pesce palla, godo. Allora, Giulio, vai e ti porto dove Aspetta, dobbiamo non guardarmi andare. Vai via. dritto. A sinistra. Sinistra. Mi sembri No, Sabrina, Andrea, Giulio. ho un Sinistra. problema con la Ok. barca. Appena No, ma arriviamo spiego e poi partiamo, quindi è non a mi dire, tempo, è la magari sono gara. seduta al Occhio contrario. al Ho un déjà pesce. vu di questa scena. Sì, già. Dov'è che era Ok. il posto? Ah sì, qua a sinistra. Vedi? Là si vedono già. Dove sono? Allora, Cioè, il Andre, testo è non ti troppo potrei credere a grosso. quello che sto per dirti, Ne ho ma ho fatto il partire la crollo webcam. nel dente. Ma chi se ne frega, che schifo, sai? Già non ti lavi da non so quanti giorni. Fa Volevo fartelo vedere, ma non esce. parte di 9 te giorni. oramai. È passato tra poco 10 giorni appena Noi ti passata la staremo notte. aspettando. Dove siete andati? Se ci seguissi, magari lo sapresti. Stavo pensando al mio dente. Tengo dritto? Sì. Vabbè, quando Ma arriva mi avvisi, io vado a io vedere fra poco qualcosa esco. di Ma più. c'avevi una barca? Dov'è? Ah, e tu non mi hai detto di venire la barca. Ma l'hai presa senza che te lo dicessi? No, a Ma perché destra. stava Ho al visto le contrario? balche, sto bene che dobbiamo fare A una gara. destra! Arrivo. Vi vedo, amici. Jesus Christ. Cliccate pure la descrizione. No, perché poi arrivi qua e me la fai ripetere perché io non ho capito. Non è vero, non lo farai mai. Sabri, Muoviti. vieni in questo esatto punto dove sono io, per favore. Sto arrivando in quell'esatto punto. Sicuramente c'è qualcosa e mi fai cadere nella lava. Raga, sono un botto di pesci colorati. Venite a vedere qua velocemente. Lo sappiamo. Ah. Sono quelli che fanno i portali. Esatto, quelli da 1.13. Allora, Sabri, mettiti qui, precisamente qui. Ciao. Ciao. Vabbè, però Giulia ha già capito l'elemento base della nostra challenge. Tu no, I Sabri. pesci. I I pesci. pesci. Sì, quello, della 1.13. Vabbè, io vado a pesca, ciao. Cosa c'è nel baule, Sabri? Esatto, Sabbia. poi? Terra. Poi? Banco da lavoro, pale e secchi. Esatto. Allora, la gara consiste... Questi sono gli elementi che io vi do a disposizione. C'è un botto di sabbia, ne abbiamo fatto un fottio con TDP, mentre voi... Tu russavi, Sabri, Giulio, non lo so, ma tu sicuro russavi. La gara consiste nel fare il più carino, se così si può definire, castello di sabbia nel minor tempo possibile. Io vi do a Ok, una disposizione... sola domanda. 10 minuti, dimmi. Non mi ricordo come si fa la sabbia levigata. Sono affari tuoi, ce lo dirà Giulio. Io lo so, ma non ve lo dico. La Quant'è che lo regola facciamo il è... castello? Aspetta, la regola è che potete usare solo la sabbia o i derivati della sabbia, quindi la sabbia derivata, gli scalini di Quindi arenaria e altre queste cose sabbie qua. mobili? Esatto. La terra serve come appoggio appunto per fare, non so, l'impalcatura o Se robe la uso simili. come decorazione, Va bene. vuoi? Ok. Diciamo che le cose che potete usare sono queste qua più le cose di arenaria fatte sempre con la sabbia. E vi ho dato anche un secchio, anzi due secchielli, perché potete usare l'acqua per fare magari, non so, le cascate o cose simili, tanto boh. Facile.
Sì, io l'ho messa e poi se lo usate bene, se non lo usate, pazienza. Guardami. Aspetta! Non so guardarmi. Dai, fai la cosa inutile. Brava. Sto pescando. Bravissima. Mi sono dimenticato i letti, quello poteva essere una cosa utile. Già. Ma dove viene costruito il castello? Il castello? Boh, ci abbiamo tutto lo spazio qua, dove vogliamo. Ma lì c'è l'acqua. Facciamo i quastelli volanti. Quastelli? I quastelli. Io intanto vado a prendere un letto. Ma dove lo dobbiamo costruire il castello? Ma dovete fare la stessa domanda in due ogni volta? Però ha ragione. Ma dove lo dobbiamo costruire? Ma ho anche risposto io. Sì, ma hai risposto male, non mi piace. Che a te no... i pesci della 1.10 mi hanno bloccato, Giulio. Ma il mare quindi costruiamo. Boh, secondo me è carino il mare, non vi piace? Io li farei qui sulla riva comunque, Andre, proprio castelli di sabbia a riva. Boh, decidete voi, sì. Me lo lascio decidere. A me piace in acqua, perché visto che è cosa acquatica mi piace far tutto in acqua, però vedete voi. Tu falli in acqua, brutto scemo. Esatto, brutto scemo. Ma allora, quindi via? Dove volete, ditemi dove volete fare, che non ho capito. Un posticino per fare il mio coso. Io ho distrutto la barca, così siamo bloccati per sempre qui. Io non ho ancora capito dove volete farlo. Io lo faccio qui. Io mi stavo mettendo la cosina. Io lo faccio qui, spiano questo spiazzo e lo faccio qui. Ok, tu lo fai, Sabri? Vabbè, che tanto Sabri la fa un 2x2, quindi. Non è vero. Ah no? Fa una torre. Io mi metto lì in mezzo, allora. Fa un pillar. Non smettetela. Il mio castello è anti-attacco. Sì, però Andre, non far partire il tempo, eh. No, sto ancora facendo l'arenaria. Tu ti metti là. Io mi sposto qua nell'angolo, allora va bene, Sabri? Perfetto. Perché c'è un... Ma... Giulio. Aia. C'è uno col tridente che mi sta menando. Aia. Cosa? Impara a stare in mare. Occhio che è fortissimo. Sì, sta facendo un male cane, appunto. Ma chi, Andre? Un tizio. Paolo. Poseidon. Aiuto, salvami, Andre. Fatto. Salvato. Bastardo. Anche me mi sto massacrando prima. Oh, grazie, Sabri, per l'aiuto. Prego. Niente, ho finito. Devo fare l'altra arenaria. Vabbè, siamo pronti? Yes. Giulio? Sì, voi iniziate. Vai, allora, 10 minuti da adesso. Sono ai 29, quindi ai 39. Vediamo cosa succede. Ok. Bene. Ah, fra poco. Giulio, ma che schifo. Io ho i delfini, Sabri. Ma che castello è che non ci puoi entrare? Ma sì che ci puoi entrare. Sei tu che non hai cercato minimamente il modo di entrare. Sei tu che non sai come entrarci. C'è una porta davanti. Di fronte. Tanta pace. Raga, è finito il tempo. Mi fa le fusa. Io ho deciso che farò solo la facciata e magari continuerò questa serie in un altro episodio. Non sanno che hai fatto solo la facciata, non ti preoccupare. Sì, ma la facciata è molto meglio. Perché decidono i fan. Poi vieni a vedere la mia di facciata. Decidono i fan. E chi è? Io sto continuando a cadere. Oh, ma c'ho due di vita! Sì, ma se decidono i fan, tu la c'abri! Vale usare le torce, Giulio. Tu c'hai dell'ore della TNT, mi dici non vale usare le torce. Davvero? I sacchetti. Ma cosa anche le mie erano nei sacchetti, guarda. Non è vero, perché l'avevo guardato. Guardaci. Non c'è, no, non c'è, erano tutti uguali i bauli. È inutile che ci provate. Guarda che i fan terranno conto di questo, eh. Come state messi? Io ho finito da un'ora. Ho finito un quarto d'ora fa, ero ancora... Anche voi avete finito, io da un quarto d'ora che vi aspetto. Quando ho finito. Cosa mi tocca sentire? Non, voi non esprimetevi nel giudizio, perché sennò influenzate i fan. Ma veramente, è tutto il video che dirà le mie pucciole tanto lo accederanno. Allora, incominciamo da... Vabbè, la più inutile. Ma ci hai messo l'oro! Nella TNT! E la TNT, ma... Allora, cosa non capisci? È simmetrica, guarda l'ingresso da uno! In una larghezza di due di passerella. Che è simmetrico. Ma dove? Dove è centrato l'ingresso? È doppio. Ah, ma la passerella non lo devi vedere. Lo fai non la devi vedere. Però quindi ragazzi, mi raccomando, mettete una mano davanti così e non la guardate. Ah, bene, così non si può entrare. Ole. Sabri, ma cos'è che non capisci di usare solo la sabbia?
Ecco qua, fatto. Fatto. E come ci arrivo adesso? Vado. Ah, tu devi solo guardarlo. Ah, non dobbiamo entrare. No, dai, smettetela. Wow. Aspetta, ci riprovo. Forse ho sbagliato io, Giulio. Vado. Non ci arrivo, Sabri. Andre, ti sto guardando. Allora, vediamo da fuori. Intanto ve la faccio vedere da fuori. Ehi. Bella. Veramente bella. Ah, adesso vediamo. Io ho anche quattro lati, non è come il tuo. C'ha pure le finestre. Passata. Vediamo l'interior design. Aspetta, che faccio un saltone. Niente, non c'è. L'interior design devo dire che è ottimo. Interior design. Veramente. Che si è scollegata. Veramente bello. Mi piacciono questi scalini messi. In latino si dice ad minchium. Però hanno quello stile corinzio. Non posso costruire, mi sono dimenticato i togli. Questo stile corinzio che traspare. Cioè, hai rotto le scatole. Io ho finito quando potevi migliorare la tua situazione. Io direi. Ma guarda, poi ha fatto la piattaforma più grande. Guardala, Giulio. Mi è saltata la corrente, ne approfitto per andare a letto. Ha mandato un vocale, Giulio, senti? È saltata la corrente, ne approfitto per andare a letto. Ha detto, è saltata la corrente, ne approfitto per andare a letto. Davvero? Così ha detto. Dai, muoviti che dobbiamo valutare ancora quelle di Giulio, stiamo aspettando te. Comunque per ora come voto collettivo hai preso 10. Per la prima volta che mi impegno. Però per erano qualcosa, tipo 6 persone che votavano. Il mio oggettivamente è una figata, Andre. Ma il mio è bello, però è solo la facciata. Non vale. Non ho calcolato il tempo. È un errore. Sì, è un errore, ma appunto io dico. È tornata la corrente, sto arrivando. Ti muovi, che tanto non ci crede nessuno. Ma collettivo vuol dire che te più te? No, la votazione era su 100 però. 10 su 100. User disconnected from your channel. Oh, che stress! Ma perché mi deve allungare i video, maledetta? Mi sa che è saltata la corrente. Ma perché ha usato il baule per svuotarsi le... Guarda. Anch'io. Vabbè. User joined your channel. Non voglio giocare con voi. Non bella. È colpa nostra, Sabri. Dai che dobbiamo vedere quello di Giulio. Sta spaccando le cose. Perché... No, Sabrina, dai. Però così no, me lo sta rompendo. È una bambina. No, ma non vuole. Non sa dai, perdere. Ma ci ha messo un botto. È una bambina che non sa perdere. Ma vai a rompere quello di Andre piuttosto. No, cosa c'entro io? E lancia le cose. Sabri, vieni a valutare quello di Giulio o no? Dai, zitto. Dove stai andando? Io ti fucilo se ti avvicini alla mia facciata. La no. Peggiore. È la peggiore. Ma io la ammazzo adesso. Stai zitto. Ma no, non posso. Ma ti giuro. Ma guarda dove l'ha messa poi l'acqua. Cagando nel castello. Ma l'hai messa su uno scalino. Sto cagando nel castello. Ma come se l'avesse costretta qualcuno a fare quello scempio. Ma ha avuto tutto il tempo del mondo per farlo bello poi. Sabri. Ma aspetta. Cosa sta facendo? Ho messo un pesce lì, così marcisce tutto. A posto, perfetto. Andiamo a vedere. Io sono senza parole. Allora, intanto Giulio ha usato lo stile dei creeper, che è di TDP. Quindi devi pagare i copyright a TDP ma per sta cosa. Dicendo? Ma cosa sta facendo? Perché lancia il cibo? Non lo so, la ignora. Dov'è l'entrata, scusa? È davanti. Ma stai rompendo? Qua perché Sabrina ha messo delle robe. L'entrata, ok, qua ci sta. Un design carino all'interno e confortevole, anche se hai usato le torce e non si potevano usare. Ma per forza, Andre. Ma dove siete? Non si... vabbè. Il tuo... Dai. Niente. Oh, ma... Porca Eva. Io... Ho messo l'acqua. questo. Stai usando... Giulio, qua è pieno di redstone per terra e non si poteva usare. Esatto. Però, Non le ho messe io. E non lo so, io le ho viste. Testimone, Andre. Andiamo su. Su questo, diciamo, terrazzo è un po' piccolino. Perché metti caso dovessimo cenare insieme qua, non ci sta nessuno. Poi Andre, guarda, non si può neanche pescare. Non si può pescare, Giulio. Prego, andiamo al tuo. Vedi, già nel mio un punto in più perché si può pescare, Giulio. Ma non si può usare la canna da pesca, uno. E secondo, no, che cos'è questa scalinata? Amici, questa è la scalinata verso l'Eden. Cioè, guardate, e poi si va qua e si cade in mare. E poi si muore, guarda. Poi si va qua e ci si tuffa coi delfini. Ciao! Bellissimo, proprio un bel castello. Peccato che sia un muro questo. No, semplicemente questa è la facciata iniziale. E dov'è per l'interno? Un fantastico. Dov'è l'interno del castello? È da fare. Ma è da fare. Hai finito il tempo, quindi hai perso. Ha vinto no. Sabrina su di te.
Quindi ha vinto Sabrina anche su di te, allora. No, su di me no, perché... Perché su di te no? Allora, Giulio, il tuo perimetro era pieno di buchi. Ma... Poi, all'interno c'erano le torce bene, e abbiamo detto che non si usavano. Va bene. Ho visto della redstone per terra, io non so chi l'ha messa lì, io sono solo... Appena sono visto. Ti sto per dare una spadata che t'accoppa e non rinasci più. Il terrazzo qua è un buco. Adesso, Andre, vediamo come ci vai. Cosa ha fatto? Ah, non c'è più la strada. Aspetta, Andre, che prova ad andare al tuo castello. Aspetta, vediamo, Andre. Al tuo castello. Aspetta, Andre. Oh, ma non posso, Andre. Guarda, non posso andare avanti. Oddio. Ma io guarda che vado senza saltare. Ma si può andare lo stesso, Giulio. Che Sabrina sia una mongola. Allora, ragazzi, qua abbiamo un castello che esteriormente è carino, ma non ha rispettato le regole. Ed è quello ma di Giulio. Quello di Sabrina che è un insieme di... cubi a caso. Scusa, non è vero, il castello e ha messo oro e TNT e non si poteva usare. Il mio, che obiettivamente non è un castello, però è l'inizio, è una facciata carina. Aia, sono caduto. Non è la gara delle facciate è una facciata carina di un ipotetico... Cioè, voi immaginate che se il castello ipotetico che avrei fatto ha una facciata del genere... Cioè, sarebbe mastodontico e bellissimo. Quindi, ah, Andre, non te l'ho detto che il castello si sviluppava all'ingiù e quindi questo è l'inizio. Va bene, andiamo a vedere il tuo castello all'ingiù. Eh no, è l'inizio di un castello. E tu hai detto di averlo finito, io ho sempre ammesso di non averlo finito. No, non quindi finito. Hai cercato di comprare la giuria? Sabri, hai cercato di comprare la giuria? Io sto cercando di uccidere una mucca. È un castello che si sviluppa all'ingiù, Andre, immaginatelo. Ho capito. Vabbè, diciamo che questa... Aia, questa sfida è già durata fin troppo. Chi ha vinto? Io no, perché io non ho finito. Ha vinto Sabrina, dai, basta. Vai, sono continua. Perché il più prezioso c'ha l'oro dentro. C'ha l'oro e c'ha la TNT. Ma scusa, Giulio, potresti accendere un attimo la miccia? No! Vediamo se è anti-demolizione il castello allora, di Sabrina. Aspetta una roba, devo controllare una roba un attimo. Controlliamo solo una cosa. Perché Sabrina aveva detto che ci aveva messo anche i fuochi d'artificio. Non sono più amica vostra se mi fate colpa dal castello. Ma festeggiamo con i fuochi d'artificio, Sabri. E ho la gamba abbronzata, vi dico solo questo. No, dai, Andre, fallo tu, vieni qui. No, ti sto guardando, Giulio. No. Dai, non aver paura. Non hai il coraggio. Ah, no, c'hai no. Caga? No, la mia amicizia Sabri. Con Sabrina è più importante di una TNT. Sabri, l'accendiamo? Vai. Oh, me la gusto da lontano. Mi sfida a farlo. Mi sfidi a farlo, to' allora. Cioè, proprio io non ho paura minimamente. E ciaone! E niente, video è finito qui. Bella! Ma sai che è quasi più bello così? Molto, anche.